Oggi Coldiretti celebra la propria giornata del ringraziamento. È una giornata naturalmente promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana che Coldiretti celebra. Lo facciamo nella Valle Brembana, a Zogno precisamente, perché l'agricoltura di montagna è nel cuore di Coldiretti. Non possiamo pensare di non valorizzare un territorio così roccioso e al tempo stesso così fragile come quello montano, se non altro per la valenza ambientale, sociale e anche economica che ha. In questa valle ci sono esclusivamente due DOP. Tra quelle DOP casearie, tra quelle riconosciute a livello europeo e un'altra DOP che fa parte anche di questi territori, mi riferisco nello specifico al Formai dei Mu dell'Alta Val Brembana, allo Strachitunt e Altaleggio. Questo sta a significare l'eccellenza di queste zone, eccellenza però portata avanti dagli allevatori, dagli agricoltori, che oltre che a fare economia stanno facendo veramente un'opera di carattere sociale oltre che ambientale. Ecco, questo Coldiretti lo riconosce e vuole condividerlo con tutta la comunità di Zogno e della Val Brembana affinché questo valore sia un valore non solo dell'agricoltura, ma diventi un valore di tutti. Siamo qua per la festa del ringraziamento provinciale Coldiretti Bergamo e voglio ringraziare tutti gli organizzatori e tutti i collaboratori, soprattutto gli agricoltori, per la bella giornata e la bella riuscita nella manifestazione che anche oggi ci sarà anche il Vescovo di Bergamo. Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Posso? Vai, vai. Benissimo, auguri. Grazie.